Pierluigi Bersani, l'ospite dell'appuntamento di oggi dedicato al referendum costituzionale. Ciao Massimo, buonasera. Buonasera, Buonasera. Buonasera Bersani. arrivate moltissime domande per l'ex segretario del Partito Democratico già da ieri, da quando abbiamo annunciato questo incontro, che parte dai punti più caldi delle ultime 24 ore, Massimo. Sì, infatti togliamoci subito i primi due denti, le polemiche di queste ultime ore, poi entreremo nel dettaglio del referendum, parleremo anche di economia, oggi ci sono stati dati sulla disoccupazione che sono particolarmente interessanti, però venendo appunto alle cose più roventi delle ultime ore, la prima che volevo chiederle riguarda questa ipotesi del rinvio della data del referendum. Ha fatto un passo, non si capisce se ha avventato, concordato il ministro dell'Interno Alfano. Renzi lo ha subito fermato. C'è però chi sostiene che in realtà anche Mattarella guarderebbe con favore questa ipotesi alla luce di quello che è accaduto con il terremoto. Lei come la vede? La vedo, penso, come la vedrebbe un italiano normale, fuori dal circuito politico-mediatico. Si è sentito raccontare per un anno e mezzo che siamo davanti a un appuntamento dirimente, una specie di giudizio di Dio, e poi improvvisamente dovrebbe andare un po' tra luce e vino. Non lo so, c'è già abbastanza distacco fra cittadini, politiche e istituzioni. Ecco, spero che non aggiungiamo a questo problema altri problemi, Quindi bisogna francamente. restare alla data Insomma, del ma io 4, secondo direi, lei. se stiamo al 4, andiamo avanti. Sembrava ci fosse anche dietro a questa ipotesi il desiderio di rigiocare la partita sull'Italicum, no? Quindi di allungare i tempi, arrivare ad un voto più in là, nel frattempo ricontrattare la legge elettorale. Ma insomma, c'è stato un anno di tempo per persone svelte, è più che sufficiente un anno di tempo quello che abbiamo alle spalle, no? Se si vuol fare la cosa, la si fa, se no si può traccheggiare una settimana, 2 settimane, 6 mesi. È molto chiaro. C'era una possibilità, io ancora ingenuamente pensavo che fosse colta. Il giorno stesso in cui il Parlamento approva la riforma costituzionale, il governo, quello che ha messo la fiducia sulla legge elettorale, senza rimangiarsi nulla, dice: beh, qui c'è una novità. Ovviamente dobbiamo modificare l'Italicum, e lo stesso governo che ha messo la fiducia sull'Italicum e ha buttato fuori dalla commissione chi non era d'accordo, a cominciare da me, è lo stesso governo che riconosce che a quell'incrocio si cambia la forma di governo in questo paese qui e si fa il governo del capo. Quindi lo stesso governo, Renzi, Boschi, Alfano, dicono: adesso ovviamente correggiamo, Non l'hanno con gli detto però. applausi di tutti. Se non l'hanno detto è perché temo, penso, che ci sia una logica, la stessa logica che ha fatto sì che un governo imbracciasse il tema costituzionale. Calamandrei diceva: quando si parla di Costituzione, i banchi del governo devono essere vuoti. Per la prima volta nella storia della Repubblica il governo imbraccia il tema costituzionale. Il governo mette la fiducia su una legge elettorale e si procede all'idea di una semplificazione del sistema, credo tirando la volata, con quel che gira nel mondo, a soluzioni regressive. Ecco, però il governo ha fatto un'altra cosa, Bersani, ha costituito una commissione nella quale c'è anche un rappresentante della minoranza, Gianni Cuperlo, che proprio oggi si riunisce per vedere se si può trovare un accordo per modificare questa benedetta legge elettorale dopo il voto. Ah, no, a questo proposito, stamattina è andato in onda un siparietto a Montecitorio, ne parlano tutti i siti, Sì. no? Lei si è incontrato con Cuperlo, avete parlato. I giornalisti erano distanti, le telecamere erano distanti, però con il linguaggio del corpo, i giornalisti e i reporter presenti hanno interpretato i suoi gesti come il segno di una negatività, cioè questo accordo è inutile, non si può trovare e quindi la minoranza PD, lei e tutti quelli che la seguono confermeranno il no
al voto del 4 dicembre. È una ricostruzione corretta oppure è un po' di fantapolitica? Non so, il linguaggio del corpo, francamente, non sono espertissimo, soprattutto con Cooperlo, non so come possa venire. Ma insomma, io apprezzo la generosità di Cooperlo, la buona volontà, ho incoraggiato anch'io, noi non è che ci mettiamo a far l'Aventino, andiamo a vedere ovviamente, no? Questo è evidente. Io di mio penso quel che ho detto prima, se non si è fatta la cosa e non si è fatta prendendola per il verso giusto, che è un'iniziativa del governo, che è questo che garantisce, se no tutto il resto è un po', come si dice, stai sereno, insomma, fai a fidarti. Credo se non si è fatto questo, io francamente non sono ottimista su quello, dopodiché è giusto che si parli, si vedono, non si sa mai, per amor di Dio. Miracoli possono sempre avvenire, però come ha ricordato Dalimonte, le due cose si tengono, c'è una logica e temo sia una logica sbagliata. Io non posso perdonare, lo dico sinceramente con tutto proprio, non posso perdonare a Renzi e compagnia una cosa, quella di aver imbracciato come governo un tema costituzionale per fare uno sfondamento del consenso, quello di aver messo la fiducia su una legge elettorale mettendo con forza, buttando fuori la commissione, e quello di aver detto al mondo che c'è un giudizio di Dio su un appuntamento, quasi dicendo che il nostro paese è sull'orlo di qualcosa. Non puoi dire una cosa così al mondo. Quindi io dico, attenzione, che per questa via perdiamo tutti. Quindi rimettiamo i puntini su lei. Questa è una cosa italo-italiana, che ci sia una navetta o no, Senato e Camera, avremo ancora due Camere, il mondo non si preoccupi, non si preoccupi. Quindi l'allarme sui mercati è esagerato. Il giorno dopo, tema sociale, si è ammessi come il giorno prima, il governo deve stare lì e starà lì, va bene, perché il governo non c'entra, e infine per il PD, certo, il partito fa bene, deve, ha un diritto dovere di dare un'indicazione di voto e di ribadire che davanti a un tema costituzionale non c'è disciplina e quindi c'è cittadinanza anche per gente del centro-sinistra che vota no. Quindi togliamo questa tensione che è stata creata in modo colpevole. Togliamola via, perché ripeto, se no il giorno dopo abbiamo perso tutti qui. Abbiamo perso tutti. Dopodiché c'è quello che penso io. E quello che penso io, che non faccio comitato, e che vado a dire, ecco, a però, Siracusa. Sì, infatti, questo voglio chiederle. Lei la pensa come la pensa, sì. Adesso la pensa per il no. Però fa comunque riflettere, o comunque fatto parlare, soprattutto ieri, questa era l'altra notizia su cui volevamo ragionare, questa sua partecipazione da lunedì in Sicilia, in tre città, ad alcuni appuntamenti referendari, alcuni schierati in maniera molto netta per il no. Io quello che dico, io sto girando l'Italia chiedendo titoli sui temi economici e sociali, perché qui mangiamo pane referendum, nelle famiglie non mi risulta che si stia parlando di Senato, non mi risulta. Quindi io disperatamente sto cercando di andare in giro a cercare di parlare di queste cose. Sono stato a Faenza, sono stato a Pesaro, sono andato anche in Sicilia e dopodiché nel sottotitolo c'è per il no. Vabbè, io vado a dire la mia, non c'ho problemi, c'è scritto per il sì e per il no, vado a dire la mia. C'è lì anche il segretario di federazione, cioè non è un mistero che c'è una parte del centro-sinistra e di elettori del PD o di ex elettori del PD che votano no. Non è Bersani, cioè perché questi, alcuni di questi pensano che sia Bersani, no, Bersani sta cercando, diciamo disperatamente, di tenere in un ambito PD una parte di popolo e non della peggiore, che si è staccata dal PD senza che il capo in testa mai dica che c'è un problema che bisogna affrontare. Io sto cercando di tenere assieme, a dispetto di chi mi insulta, perché c'è anche chi mi insulta, e prendo l'occasione per dire che da certa gente è più gratificante essere insultati che essere omaggiati. Con chi ce l'ha? Perché infatti, almeno no, diciamo, non faccio, non faccio io nomi, siamo non qua non per perché non insulto nessuno io. Dico solo che da certa gente
è più gratificante essere insultati così che si capisca che io non ho niente da spartire con questa gente. Va bene? Beh, c'è un partito di mezzo però. Quindi, c'è allora, un partito il di mezzo. Sì, c'è il partito, il mio. C'è la ditta da spartire. Il mio, la ditta per me è l'Ulivo. C'è di mezzo quella roba lì. E io, se faccio quel che faccio, è perché penso che noi stiamo tirando la volata a una nuova destra nascente. Questo è il rischio, se uno guarda il mondo. E i tali come riforma stiamo preparando la cuccia a qualcosa o qualcuno che arriva che non saremo noi. Con l'aria che tira da questo ripiegamento della globalizzazione, da questi meccanismi di protezione, da questa destra che non è liberista nel mondo, ma è di protezione, che viene fuori negli Stati Uniti, che viene fuori in Filippine, che viene fuori nel Canton Ticino, che viene fuori dove volete, e noi stiamo semplificando il sistema e dicendo tu becchi il 25%, ti prendi tutto, compreso Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale e via cantando. Se io faccio quel che faccio, e mi si dice tiro, no, è per fermare una strada che ci porta fuori rotta. Senta, Bersani, dopodiché la gente fa quel che vuole, io parlo per me. Io non la voglio buttare in vacca, come si dice, però qui abbiamo una bella mucca, no? Perché dico che abbiamo una bella mucca? Perché è stata una delle sue metafore più riuscite, secondo me, mi pare che fosse dopo le amministrative. Sì, sì. E lei ha detto... c'è una mucca nel corridoio e il PD e Renzi non la vedono. A me pare, dalle cose che lei dice, che qui le mucche nel corridoio si stanno moltiplicando. Cioè, il corridoio non ci si passa più, è pieno di mucche. È un anno e mezzo che dico che non si vede le mucche nel corridoio, cioè la cosa che non puoi non vedere. E adesso io sto parlando con gente che sa queste cose. Noi, il dato di cui non si parla è che la famosa globalizzazione sta ripiegando. Noi stiamo uscendo dalla fase della globalizzazione, entrando nella fase della faccia scura della luna, del ripiegamento, si è già visto nella storia. Così ti spieghi Trump, così ti spieghi Durante, così ti spieghi tutto quello che sta succedendo, Orban, tutto quello che sta succedendo. Che cos'è questa cosa? Questa cosa è un bisogno di protezione. Non vuoi né uomini né merci che vengano da fuori. Pensi di proteggerti, vengono fuori pensieri regressivi piuttosto che pensieri positivi, viene fuori una nuova destra, ripeto, io voglio dire ai miei, ma porca miseria, ma non vediamo la mucca nel corridoio? Ma non ci accorgiamo che o li togliamo noi i voucher, o arriva una destra che toglie i voucher, e quando più la ritroviamo la sinistra? La destra che arriva è la destra che toglie i voucher, non è la destra liberista. Leggetevi i discorsi di Theresa May ai conservatori inglesi a proposito della stabilità del posto di lavoro. Attenzione, la sinistra deve tornare a fare il suo mestiere e far la sua parte di rassicurazione, di protezione sui suoi valori. Non ancora attardarsi su cose bleriane. Lei dice una fase superata. Ma ce l'abbiamo alle spalle largamente questa fase qui. Quindi quando mi si dice futuro, io dico attenzione, non stiamo su slogan del passato. Questo sto dicendo. E quando dico la buca del corridoio, più o meno è questo concetto che sto dicendo. Io dico la sinistra a questo punto che mestiere deve fare? Primo, dare nuove regole del lavoro. Primo. Secondo, ridurre la forbice, il fisco e il welfare, non i bonus, il fisco e il welfare. Terzo, vedere cosa può fare l'investimento pubblico in economia, perché i privati a fare investimenti in questo momento non ce la fanno. Su queste tre cose la sinistra deve ripensare, che non sono le cose di cui stiamo discutendo. Perché non vediamo la mucca nel corridoio. Però adesso l'abbiamo vista. Vorrei leggere qualche domanda dei nostri lettori. Dicevo, hanno scritto in tantissimi, quindi sì, scatena grandi passioni per Luigi Bersani.
Allora, Lorenzo Ruffino dice: Bersani, ma come giustifica il suo no al referendum dopo aver votato 3 volte la riforma in Parlamento e 2 volte l'Italicum? Inoltre, no. Dov'è finita la fedeltà alla ditta che ha sbandierato per anni? Non è forse che la minoranza Dem ha trasformato il referendum in un congresso anticipato, dimenticandosi che le primarie le ha vinte Matteo Renzi nel 2013 con 2 milioni di voti e il 67%? Allora, primo, io ho votato alla Camera con l'impegno che da lì al referendum ci sarebbe garantita l'elezione diretta dei senatori e il cambio dell'italico. Non ho votato l'italico, è la prima volta in vita mia che non ho votato la fiducia al governo, quindi ho sempre detto quel che sto dicendo adesso, punto e basta. Secondo, la ditta, per me la ditta è l'Ulivo, non sono stato io a tradire la ditta. Francamente vorrei dire a Ruffini con tutta l'amicizia, ma insomma quelli che stanno governando, non fatemela dire questa cosa, mi dà fastidio dirla, ma quelli che stanno governando, pochi o tanti voti che prendemmo nel 2013, stanno governando con quei voti. Con i suoi voti, lei ha detto più di una volta. Io no? Ricordo bene, ma non solo io, tutti quelli che sono lì dissero agli italiani: non si toglie l'articolo 18, si riduce la precarietà, mai più un condono. Bisogna liberalizzare i farmaci, chi ha di più deve dar di più, quindi non si toglie l'IMU a tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo noi abbiamo detto agli elettori. Allora, Fatto il contrario. Allora, mi si vuol riconoscere un'esigenza minima di coerenza anche con quel che ho raccontato agli italiani? Perché non c'è mica più niente di quella roba lì. Non c'è più niente, e a questo punto chiedo, non c'è più niente, con quali risultati? Con quali risultati? Allora, non mi si dia del traditore a me, perché li sbrano davvero, questa è gente benissimo. Del PD però, Bersani. Beh, che sia del PD o del PDO, io non ho problemi. No, è che testimonia benissimo. Di una frattura benissimo. Veramente perché forte io, dentro il partito, io no? Non chiedo niente, però tengo a una mia linea di coerenza minima, anche perché è la prova dei fatti, credo di non aver avuto tutti i torti. C'è una piccola sorpresa, tra i tanti lettori, utenti che hanno scritto per lei, è arrivata oggi un'email di Paolo Virzì, il quale non si è firmato, ha solamente puntato nome e cognome, però abbiamo visto insomma che poi da alcuni riferimenti era proprio lui. Gliela leggo, è lunga, è bella, articolata. Caro Bersani, dal momento che il testo della riforma sottoposta al referendum sembra solo il minimo sindacale rispetto a quanto auspicato da anni, da tutti, lei incluso, e che le obiezioni sembrano concentrarsi su quella che viene ritenuta una gestione personalistica da parte di Renzi, lei, che è una persona seria, non ritiene che invece di andare ad ingrossare le fila dell'armata Brancaleone del no, a mescolarsi insomma in un'alleanza che schiera tra gli altri anche il peggio della politica italiana, sia più serio dar vita dentro il suo partito ad un progetto alternativo in vista del prossimo congresso? Spero che le sia chiaro che chiunque osservi quello che sta succedendo non riesce a non vedere nel suo no qualcosa di pretestuoso, dettato da un risentimento personale, psicologico, sentimentale e non politico, una specie di fatua disperata contro l'attuale segretario del partito nonché presidente del Consiglio, ritenuto indegno moralmente, esteticamente e politicamente. Non le pare che chi come lei voleva dare un senso a questa storia, cioè a quella della sinistra riformista, rischi così di smarrire per sempre il senso del proprio agire politico? Grazie. È tosto, Virzì? Caro Virzì, se non è solo per comodità che dice che sono una persona seria, provi a riflettere su questo fatto. Quel no è il no dell'AMPI, è il no della CGIL, è il no di tante associazioni. E quel no comunque non possiamo lasciarlo in mano solo alla destra. Non mi si dica che è risentimento personale, io non ho niente di personale, credo di averlo dimostrato, se mai dimesso nessuno in sto paese, io non ho problemi. E non mi si dica neanche che io non riconosco la legittimità di Renzi, perché questa è la cosa che mi fa più imbestialire, perché se c'è uno che
invece ha patito questo. Io vorrei ricordare che il giorno dopo che io vinsi con milioni di voti le primarie del segretario del PD, il giorno dopo Rutelli uscì, seguito da una pattuglia di altri che sono ritornati quando è arrivato Renzi. Io sono nel PD, riconosco che Renzi è il segretario, gli chiederei solo di farlo e di tenere conto della mucca nel corridoio, cioè del fatto che c'è un pezzo della nostra storia, della nostra vita, di una cosa che si chiama sinistra, che Bersani o non Bersani, non ci si riconosce. E io questo non posso accettarlo. In nome, caro Virzì, della lealtà, del senso a quella storia, che noi abbiamo responsabilità verso quelli di oggi, verso quelli di domani, per esempio non caricandoli di debiti, ma anche quelli di prima. E io sento acutamente questo, e quando vedo un pezzo del popolo, non del peggiore, che se ne va, io non posso star, io non ci dormo. Mi spiace, qui non è questione di Bersani, di sentimento personale. Questo Virzì è offensivo. Non ho nessun riferimento personale. Parlo di politiche e di valori. Non chiedo niente, va bene? È chiaro? Chiedo solo di poter dire quello che penso. E a questo, Virzì, non ci rinuncio. Mi spiace, ma non ci rinuncio. Piero Agosta, andiamo avanti Massimo. Sì, vai con le domande dei... È secco, semplice, diretto. Per la democrazia italiana è più pericoloso Grillo o Renzi? Pericoloso, voglio credere che non sia pericoloso nessuno dei due. Sono tutti lì per un processo democratico, più o meno balbettante, perché è pericoloso. Io sostengo da sempre che un centro-sinistra largo, ulivista, e che non si affida al solo PD, debba essere alternativo alla destra e competitivo e sfidante sui 5 Stelle. Questa è la mia traiettoria, la mia logica. Perché penso questo? Perché preferisco Grillo o Verdini, ne faccio le personalità? No, perché il mondo che esprime comunque i 5 Stelle mi interessa, capisco. Beh, c'è un pezzo di mondo della sinistra. Ma come no? Ma c'è un bel pezzo di mondo che è andato lì. E quindi naturalmente devo competere, ma anche sfidare. Su che ambito? Sull'ambito di un riformismo che parte dalla vita comune della gente. Però Bersani, faccio una domanda. E alternativi alla destra, però, perché la destra finirà per essere veicolo di queste nuove cose che girano per il mondo e che non sono gradevoli. Un'altra domanda mia al volo. Secondo me un altro punto debole del fronte del no è che non c'è una strategia per il dopo, no? E nel senso che ipotizziamo anche che al referendum passi il no, a quel punto che cosa succede? Lei diceva prima che il governo rimane al suo posto perché non deve impegnarsi né occuparsi di vicende che riguardino la riforma costituzionale, sappiamo però bene che Renzi ha già detto che non lascerà la politica, ma credo che si debba per forza dimettere. Allora, il dopo per il fronte del no, che cos'è? Ma io le rispondo. Le elezioni anticipate, un altro governo tecnico, istituzionale. Quello che ho detto a qualche interlocutore internazionale che vuol sapere, secondo me, cosa succede se vince il sì, cosa succede che vince il no. Io ho già detto che noi perdiamo tutti un po' questa vicenda. Comunque, se vince il no, cosa succede? Succede che bisogna fare un'altra legge elettorale, per me succede che rimane lì Renzi e che, diciamo, il sistema si mette in condizione di ragionare meglio, ma a questo punto sul che fare. Quindi non c'è un altro governo? Per me no, ma assolutamente no, perché ritengo dall'inizio che il governo non c'entri con la Costituzione. Se vince il sì, è facile pronostico, è che da mezz'ora dopo, non uno... Lei fa le valigie? Mezz'ora dopo tutto il sistema e il mondo dirà: e allora adesso le elezioni chi le vince? No, secondo me prima ancora dirà quando ci saranno le elezioni, appunto, secondo lei? Appunto, non lo so, ma dico tutto il non alluda, lei allude al fatto che potrebbero essere anticipate. Ma per l'amor di Dio, si valuterà, si farà, brigherà, c'è un bravo Presidente della Repubblica, eccetera. Però, insomma, tutto il trip non va de pla, va di nuovo in un film di fibrillazione. Ma cosa succede? Si va a votare, non si va a votare? Vince Grillo?
Vince la nuova destra? Chi vince? Chi è avanti con i sondaggi? Cosa dicono i mercati? Cosa fa il fondo BlackRock? Cosa fa eccetera eccetera? Questo succede. Se vince il nostro saremo in stand by ancora un anno. Guardate, ci siamo messi in una situazione lì, non la digerisco sta cosa francamente, ci siamo messi in una situazione, si dice un altro modo delle mie parti, cercarsi il freddo nel letto, no? Eccola. Sapete? È più difficile da dimostrare. No, quando c'era quel fuoco, bella, si metteva nel letto, era il calduccio, però lo stupido allungava il piede finché trovava il freddo. Cercarsi il freddo nel letto. E noi l'abbiamo trovato. Ci siamo cercati il freddo nel letto. Ma a proposito del freddo, allora, leggiamo la domanda di Paolo Marchesi. Lei si è scottato per primo con l'inconcludenza e l'arroganza dei 5 Stelle, però li continua a considerare interlocutori interessanti, l'ha anche detto adesso qui. Fatico a capirla, benché la stimi molto. I 5 Stelle tagliano infantilmente il mondo in due, loro pure intelligenti, gli altri sporchi e ottusi. Non è il contrario esatto del suo rispettoso pragmatismo emiliano, della cultura del dialogo che cerca il punto di caduta, per dirla in bersanese? Questo è un grande esperto del bersanismo. Vabbè, perché allora, caro Paolo Marpelli, la cosa che mi preme di più correggere, diciamo, di questa domanda è il pragmatismo emiliano. Ma come faremmo in Emilia-Romagna, come avremmo fatto ad avere, a giudizio di tutti, che ne so, il welfare, la sanità più, non so, che funziona al meglio, fra le migliori, se noi non pensassimo che davanti alla salute non c'è né povero né ricco? Se viene giù la fiammella, non c'è pragmatismo che tenga, perché il mercato risolve. Quindi non confondiamo il pragmatismo con l'assenza di valori, è il contrario. Il riformista è quello che deve avere più valori degli altri, perché deve averceli tutti i giorni. Allora, 5 Stelle, è chiaro, figuriamoci, adesso metto a elencare i limiti, i difetti. Primo fra tutti, l'ho detto tante volte, e gli ho detto: guardate che voi dovete darvi una regolata, dovete dire siete un partito, siete una parte, non siete il tutto. Anche voi dovete sapervi regolare quando avete un problema tipo a Roma. Dovete avere il vostro diritto canonico, come hanno i vescovi, non pensare di essere profeti, perché a un certo punto la gente non capisce se è un profeta, un ciarlatano, cos'è. Essere una parte che discute con le altre parti, quello è il limite più grosso di quel movimento, che per fortuna però ha portato un disagio grande che c'è nel paese verso comunque un esito parlamentare democratico e tiene un po' in stand-by la situazione. Io dico che lì dentro ci sono delle cose che ci interpellano. E insomma, la trasparenza, la pulizia della politica, la semplicità delle cose, certi elementi di concretezza, eccetera, eccetera, insieme a tanti difetti. E quindi io continuo testardamente, io misi là, dice, è stata un'umiliazione. No, io lo ribadirei quello streaming, perché ha lasciato lì, quando io dissi a loro, verrà il momento in cui direte, avremmo potuto fare, avremmo potuto dire... È arrivato questo non momento. Ancora, ah, ecco. Ma quella roba lì rimane, però, perché arriverà quel momento lì. A proposito dei punti... E quando arriva, il centro-sinistra deve esserci. Non so se mi spiego. Quando arriva, se arriverà mai, il centro-sinistra deve esserci, perché lì sotto, in quei voti, non lascia stare Grillo, eccetera, in quei voti c'è anche della roba buona. Alcuna molto buona. Ecco, per esempio, Bersani, al volo, punti in contatto. Perché l'altro giorno avete votato contro la proposta di esaminare in aula il famoso disegno di legge dei 5 Stelle che anche chiedeva di ridurre gli stipendi dei parlamentari? Ridurre, intanto lì. Non si può fare questo in attesa poi di far passare, sempre ammesso che passi. Io non mi arrendo a che ci sia il rimpallo, al gioco a ping pong fra delle demagogie, no? Uno che dice faccio riforma costituzionale così risparmio dei soldi e l'altro che dice tiro via il netto, diventa lordo e ciao. Ma insomma, io a proposito del 2013 c'è una proposta nostra che facciamo agli italiani, quella di parametrare lo stipendio del parlamentare con quello di un sindaco fra i 100.000 e i 250.000 abitanti. Secondo me è giusto che nelle commissioni si possa ragionare,
perché non si può andare a spararla più grossa in aula, perché ci sono anche degli elementi particolari da sistemare, e quindi io spero, penso che adesso ci si ragioni in commissione, che non sia stata una via di fuga. Ma francamente questo gioco demagogico al populismo ci porta da nessuna parte, non porta da nessuna parte noi, non porta da nessuna parte il 5 Stelle, non ci porta da nessuna parte. Allora cerchiamo di fare le cose seriamente, di ragionare. Più o meno, guardate, dal punto di vista delle cifre, la proposta che dissi io in campagna elettorale non è molto differente da quella dei 5 Stelle, se andiamo a vedere in netto le cose. Però, insomma, va regolata. Non puoi sparare una roba generica. Gli opposti populismi, li potremmo definire. Sì, gli opposti populismi. Ma io farei un'ultima domanda sempre dei lettori su Berlusconi. Scrive Paolo, e poi ci sono però due cose che vorrei chiedere velocemente anch'io. Scrive Paolo, il suo no alla riforma e al doppio turno farà tornare in campo Berlusconi e si prepara per il nostro futuro un governo PD Forza Italia o un governo tecnico sostenuto da PD e Forza Italia? Un disastro per il paese e per la sinistra. Ma chi gliel'ha raccontata Paolo una cosa uguale? Non lo so. È uno scenario abbastanza. Non lo so, c'è un governo? Perché io dico che non voto la fiducia al governo? C'è il governo del PD con Alfano e si va avanti così, punto e basta. Quanto a Berlusconi, chi è che l'ha risuscitato? Ma mica perché io ce l'abbia particolarmente con Berlusconi, perché penso alla sanità di un sistema che deve avere le sue alternative. Noi siamo partiti con quello sfondamento sul tema costituzionale, con la copertura del patto del Nazareno. È stato un errore, ma vogliamo riconoscerlo che è stato un errore. Che fin ci siamo fatti quando è venuto il risultato delle europee? Cosa abbiamo pensato? Ma vogliamo rimetterci su una strada dove teniamo orecchio alla realtà? La mucca, sempre qua la mucca. La realtà, come vive la gente, come pensa il paese, come pensa la gente che vogliamo rappresentare. Ma possiamo continuare a farci un film fra noi? Io mi appello a tutti quelli che sono lì attorno e che stanno, insomma, non vedono la situazione. Insomma, cerchiamo di avere l'umiltà per mettere l'orecchio sulla realtà. Dalle amministrative in poi, compresi gli ultimi turni che abbiamo avuto in Friuli, ci dicono una cosa, ma ormai palmare, cioè c'è un pezzo della nostra gente, pensate alla dignità, che non va da nessun'altra parte, ma non ci vota, non va a votare. E c'è un pezzo dell'altra gente che è andata da un'altra parte. Ma voglio dire, vogliamo in qualche modo almeno dire che c'è il problema? O pensiamo di prendere a sberloni, a propaganda, tutta questa cosa? Io sto dicendo questo per la ditta che è l'Ulivo, per la ditta che è il centro-sinistra, per evitare che ci prenda sulla destra, che ci venga addosso con un tir. Non facciamo, guardate, a proposito della destra, lo so anch'io che sono sbragati, che sono divisi, che per l'amor di Dio leggo anche i giornali, parlo con loro, eccetera, eccetera. Però guardate cosa succede nei paesi, nell'Italia profonda, nelle ultime elezioni, nei piccoli centri. Hanno già fatto la Lega, quelli di Forza Italia, quelli della Meloni, quelle cose, hanno già fatto il loro business. C'è la crisi, c'è la disoccupazione, non ci sono i consumi, c'è l'immigrazione, cioè, c'è un'area che tira nel mondo. Il pericolo è la destra e non i 5 Stelle, ecco, dice lei. Allora, attenzione che sotto c'è qualcosa che si sta muovendo da quel lato. Se noi abbassiamo le nostre bandiere, se noi aspettiamo che siano loro a dire togliamo i voucher, siamo fatti. Beh, Renzi, ecco, le bandiere le alza. Ecco. Lei sarebbe andato... No, ma bandiere di ha fatto sinistra, bene a Cuperlo andare sabato alla manifestazione. Ma sì, ma Cuperlo è un generoso. Cuperlo è andato per dimostrare, per vedere, per discutere la buona volontà. Adesso non lo so, adesso ho visto anch'io che l'hanno... ha fatto anche il selfie l'hanno... con la Boschi. Vabbè, quello magari al limite, ricucitura. Al limite quello si poteva perfino... evitare, ma dico, va benissimo, ecco, dico, ma può essere frainteso, può essere... raccontato malamente, ma insomma, siamo, cioè, voglio dire, Cuperlo si prova, si sta provando, naturalmente in una situazione, io dici il colloquio di oggi, ma il colloquio è quello che abbiamo sempre avuto,
Io sono intimamente convinto che è molto difficile che uno dica l'Italicum è buona, è ottima, e poi prendere l'iniziativa di cambiarla. Cioè, è molto difficile, perché uno deve anche riconoscere che c'è un limite nelle cose, perché sennò come fai ad affidarti a uno che dice va benissimo, è ottimo, ma se proprio lo volete... Sempre octroyer, sempre concesso. Questa offerta, insomma, di Renzi. Ma tornando invece all'altro tema di apertura del nostro incontro, e quindi i suoi dibattiti, i suoi viaggi, sì, in giro per l'Italia e così via, hai in programma anche qualche incontro con D'Alema o no? No. Non l'ha pensato ancora? D'Alema è molto più attivo, ha fatto i comitati, fa le cose. Io semplicemente dico la mia, riconosco che il PD deve dare la sua indicazione, riconosco che ognuno davanti alla Costituzione dice la sua, io dico semplicemente la mia, non sto dando indicazione a nessuno, non sto dicendo, ma ci avrò il diritto di dire la mia, insomma, poi a domande rispondo, insomma. Ecco. E l'ultima cosa invece, a Firenze si apre domani, che è venerdì, la Leopolda. A Firenze succede anche che ci sono le celebrazioni in ricordo dell'alluvione, degli angeli del fango. Lei passerà per la città per l'una o l'altro appuntamento? Io, cosa vuole? Essendo un angelo del fango, mi hanno detto se vado, piacerebbe andarci, ma poi mi chiedono della Leopolda. E quindi allora, non ci va? Starò a casa, mi spiace, un saluto a tutti gli altri angeli, arcangeli, angioletti, io sono un angelo da poco, ormai demonizzabile. Comunque, Bersani, abbiamo concluso, no, Laura? Sì, sì, sì. Ma se vince il no, lei come fa a restare nella ditta? Scusi, se vince il sì. Se vince il sì, come faccio a rimanere nella ditta? Se vince il no, come faccio a rimanere nella ditta? No, ma... se vince il no, ci rimane, e anzi, lei penserà che è una sua rivincita. Ma sempre... se vince il sì, come fa a restare? Ma quando si votò Monarchia Repubblica, tutti i democristiani votarono Repubblica, neanche tutti i comunisti, forse sono testimone io di una testimonianza, votarono Repubblica. Il giorno dopo erano tutti democristiani e tutti comunisti. I referendum sono fatti così. Perché quindi non cambia niente. Ma insomma, lei non cambia niente, certo. Beh, non insomma, è che siamo cambierà senza problemi, no? Come ce li abbiamo anche adesso. Ma io non vedo francamente questo problema. Bersani resta lì, nonostante la mucca. Ma non mi porto via nessuno da lì. Grazie, grazie a Pierluigi Bersani, grazie. Grazie a tutti quanti voi che ci avete seguiti. Domani siamo insieme alla ministra Lorenzin intorno all'ora di pranzo. Ancora non abbiamo un orario precisissimo perché si attende il Consiglio dei Ministri, poi arriverà qui. Buon pomeriggio a tutti.